Ehi tu! Sì, proprio tu! Sei il classico utente medio di YouTube insoddisfatto dalla propria misera vita? Vale, no, che cazzo dici? Siamo tutti insoddisfatti dalla vita, figuriamoci tu con quella faccia da trichego che ti ritrovi. E qual è il motivo della tua insoddisfazione? Sarà forse l'inquinamento globale che sta affliggendo il mondo? No, no, non è quello. Sarà forse la crisi che stiamo vivendo in Italia in questi ultimi mesi? Nah, tanto tuo padre si priverebbe pure della cera per comprarti sto cazzo d'iPhone. Ma allora, quale sarà mai la causa del tuo profondo turbamento? Oh, ma ci stai ancora a pensare? Ma è ovvio, tu non hai un Tascam! Pensa a quante volte al giorno avresti bisogno di un Tascam! Ma sì, da oggi basta fare il karaoke in camera con delle squalide penne! Se vuoi fare il coglione di imitare Justin Bieber, almeno chiedi al tuo papi di comprarti un Tascam! Baby, baby, baby! Solamente così sarai un vero gay professionista! Pensa che tristezza ogni volta che vuoi fare una supercazzola al tuo amico e registrarlo per poi sputtarlo su Facebook, di registrare di tutto con il tuo squalido cellulare da 3 soldi! Pronto? Pronto! Sofanati balotto! Eh? Su! Pensa a quanto sarebbe bello registrare il tuo petto in alta qualità per poi riproporre ai tuoi amici ogni volta che ti danno fastidio! Ma dove eri finito? Sono 3 ore che ti aspetto qua mentre tu sei con la tua ragazza a pomiciare! Questa è l'ultima volta che io rimango qua! Ma allora, caro utente, cosa stai aspettando? Fai un gesto, cambia la tua vita con un semplice gesto! Comprati sto cazzo di Tascam! Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra fortuna c'è Xmurri e benvenuti in questo nuovo unboxing. Scenetta iniziale, si poteva evitare, ma anche no. Quindi andiamo ad aprire questo pacco molto molto piccolo. Contiene semplicemente il dittafono. Per chi non lo sapesse, un dittafono è un registratore con microfono, in questo caso microfoni compresi, perché avremo 2 microfoni, un destro e un sinistro. Questo è il modello DR07, che costa 100 euro su Amazon comprato. E la differenza con il... scusate, questo è il DR05. La differenza col DR07 è che questo non ha i microfoni direzionabili, quindi non potete farlo diventare un microfono direzionale, ma sarà solamente un microfono ambientale. Qua abbiamo un cavetto USB. Troveremo il manuale di istruzioni, molto 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 importante, perché ci saranno da settare talmente tante cose che se non settate le vostre impostazioni sul Tascam, non avrete mai una buona qualità e una soddisfacente qualità, perché comunque 100 euro non sono pochi per un microfono, quindi vi aspettate sicuramente qualcosa di professionale. Microfono che mi è piaciuto veramente tanto. È possibile collegare nella parte superiore, a parte le cuffie nella parte sinistra, la slot per la micro SD, che ci viene compresa da 2 GB, ottima. E lo slot per le batterie. Avremo sopra lo slot per un microfono esterno, che comunque io reputo abbastanza inutile, visto che ho comprato il Tascam proprio come microfono. E comunque la qualità del microfono è molto buona, come state sentendo, perché in questo momento sto usando proprio il Tascam. Montare un microfono esterno penso sia abbastanza inutile. Comunque, io penso che per 100 euro il Tascam sia una valida alternativa a microfoni molto molto più costosi. Abbiamo un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se è così, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ah, giusto per farvi capire, questo è il microfono delle Logitech.